La parola del Signore che abbiamo adesso ascoltato ci lascia due immagini che ben si addicono alla beata Giuseppina. La prima è quella di una donna forte e la seconda è quella relativa ai talenti, talenti che hanno portato frutto. Quando noi guardiamo alla vita, all'esperienza spirituale della beata Giuseppina, non ci è difficile cogliere in lei questi due aspetti. È stata una donna che ha fatto fruttificare i talenti ricevuti ed è stata una donna forte. Però vogliamo scendere un po' nel particolare per capire di più che cosa ha significato questo nella concretezza della sua vita. Dove e come ha fatto fruttificare i talenti ricevuti? Dove e come è stata una donna forte? La beata Giuseppina è stata forte anzitutto nella carità. Non è strano che fin da giovane le venisse attribuito questo titolo, pan di burro. È un titolo che mette in risalto che cosa? La dolcezza del tratto, la delicatezza, la bontà, ma ancora di più, la capacità di sciogliere la propria vita a vantaggio degli altri, perderla nell'amore e nella carità. E sappiamo come questa forza nella carità ha costituito la trama di tutta la sua vita, dalla giovinezza al momento della morte. Una carità che non ha conosciuto confini, perché è stata una carità che si è rivolta ai bisognosi, ai poveri, ai malati, ai bambini, alle bambine. Insomma, là dove la beata Giuseppina ha colto il bisogno, là lei si è fatta trovare. Là dove ha ascoltato il grido della richiesta di soccorso e di aiuto, lei si è fatta trovare. Alle sue sorelle diceva: non mettiamo limiti alla carità. E lei ha vissuto così, non ha messo mai limiti alla carità, al donarsi, al farsi prossima, al mettersi al passo con coloro che erano nel bisogno, sotto ogni punto di vista. La beata Giuseppina però è stata anche forte nel vivere la quotidianità, l'ordinario, in un modo straordinario. E questo aspetto tante volte ha risuonato sulle sue labbra, perché anche questo lei raccomandava, che si vivesse bene là dove Dio vuole, là come Dio vuole. Per la beata Giuseppina ciò che contava non era lo straordinario, ma l'ordinario, il quotidiano, vissuto però davanti al Signore, per amore del Signore e con la straordinarietà di chi in quel quotidiano incontra il Signore e gli dà la vita senza condizioni e senza riserve. Il capolavoro della sua vita non è fatta di eventi straordinari, ma è fatta di un ordinario che è diventato straordinario per come lei lo ha vissuto, giorno dopo giorno. Ma la beata Giuseppina è forte anche nell'evangelizzazione, perché ha avuto a cuore, soprattutto tra i ragazzi, ma non solo, che il Signore fosse incontrato, che il Signore fosse conosciuto, che il Signore fosse amato. E possiamo dire che non c'è stato un giorno della sua vita
nel quale ella non abbia, con passione, con entusiasmo, vissuto questa dimensione della sua vita di cristiana e di consacrata, l'annuncio del Signore, far conoscere il Signore, far incontrare il Signore, permettere a tutti, di sperimentare la bellezza dell'amore del Signore. Se è vero che la Beata Giuseppina non si è risparmiata nella carità, è anche vero che la Beata Giuseppina non si è risparmiata neppure un istante nell'annunciare il Vangelo, nell'annunciare Gesù, il Salvatore. E c'è ancora un'altra dimensione, perché la Beata Giuseppina è stata forte, se così si può dire, nell'allegria e nella gioia. Nell'allegria e nella gioia. La sua vita spirituale, la sua sequela di Gesù, tutto quello che lei ha vissuto, l'ha vissuto in questa dimensione di allegria e di gioia, perché abitata dall'amore del Signore e dunque da una grande fiducia, da una grande speranza, da una grande pace del cuore. E ha saputo vivere l'allegria e la gioia in ogni aspetto della sua esistenza quotidiana. È stata malata, lo abbiamo sentito, ma l'allegria non l'ha perduta. Ha vissuto momenti difficili, ma l'allegria non l'ha perduta. Ha conosciuto la croce, ma l'allegria non l'ha perduta, perché il suo cuore era fermo nell'amore del Signore, nella presenza della sua provvidenza, nella pace che le veniva dal Signore presente nella sua vita. Forte dunque nella carità, non lo dimentichiamo, forte nella ordinarietà vissuta in modo straordinario, non lo dimentichiamo, forte nell'annuncio del Vangelo, non lo dimentichiamo, forte nell'allegria e nella gioia, non lo dimentichiamo. Però c'è un'altra fortezza che la Beata Giuseppina ha vissuto e che in qualche modo costituisce il fondamento sicuro di ogni altra espressione di questa sua fortezza. Per capire di che cosa si tratta, quando parlo di questa fortezza che è il fondamento di ogni altra espressione di fortezza, chiederei un momento a Matilde di venire qui vicino a me. Vieni qua, Matilde. Vieni qua. Ora mi dirai, sono un po' preoccupata. No, non ti preoccupare, non devo interrogarti, Matilde, stai tranquilla. È solo che la tua presenza qua vedrai che mi sarà di aiuto. Perché, vedi, c'era una bambina come te che una volta chiese al suo papà: papà, tu mi hai insegnato sempre che il Signore esiste, che Gesù c'è. Però per me è un po' difficile capire com'è il Signore, com'è Gesù. E allora il papà, di fronte a questa domanda, non rispose con le parole, ma rispose con un gesto molto bello. Lo vuoi vedere? Allora, girati verso di me. Ecco, le rispose con questo gesto, con un abbraccio, per farle capire che il Signore, che Gesù, ama tanto, è l'amore. Hai capito, Matilde? Io penso che lo abbiamo capito tutti. E il fondamento, la vera forza che è stata l'origine di ogni altra espressione di forza della Beata Giuseppina è stata proprio la forza nella fede, cioè nella convinzione vissuta e sperimentata che il Signore la amava, che il Signore le voleva bene, che il Signore la circondava con il suo abbraccio,
che il Signore era il vero alleato della sua vita, che il Signore non lo abbandonava mai. Ha creduto all'amore del Signore per lei. E proprio a motivo di questa forza nella fede, è stata forte nella carità, è stata forte nel vivere in modo straordinario l'ordinario, è stata forte nell'annuncio del Vangelo, è stata forte nell'allegria e nella gioia. E dunque ha vissuto una vita di santità. Noi oggi chiediamo alla Beata Giuseppina non soltanto di essere davanti a noi come un esempio a cui guardare e da seguire, ma di essere per noi anche un'amica che intercede, chiedendo al Signore per noi la sua stessa forza. Vedete, in questi giorni, siamo ormai verso la fine dell'anno liturgico, ascoltiamo pagine di Vangelo che ci invitano alla vigilanza, ad essere pronti. Oggi è San Paolo che ci ha ricordato questo aspetto della vita. La Beata Giuseppina era vigilante, era pronta, sempre, perché era forte, come abbiamo detto. Chiediamo la grazia, anche attraverso la sua intercessione, di essere vigilanti, di essere pronti, cioè di essere svegli, di non dormire, di stare nella luce, vivendo quella forza che anche lei ha vissuto e saputo vivere. Cara Matilde, hai visto che non ti ho interrogato? Però la tua presenza è stata preziosissima, io ti ringrazio molto. Continuiamo la nostra celebrazione davanti al Signore e sentendo la presenza bella amica della Beata Giuseppina, che prega con noi e prega per noi, perché la sappiamo seguire sulle vie della santità che lei ci ha mostrato, che continua a mostrarci e sulle quali desidera camminare insieme a noi.